Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. Ciao, oggi siamo a Bruzzolo. Siamo a Bruzzolo e parliamo insieme a Chiara dell'antica cucina. Ma chiederei a Chiara di presentarsi, di raccontare meglio dove ci troviamo. Allora, ciao a tutti, ciao Silvia, benvenuti a Bruzzolo. Io sono Chiara, sono l'assessore alla cultura e manifestazioni di questo comune. Dunque, il sito che andiamo a presentare è il sito dell'antica fucina abruzzolese, che giustamente è considerato una delle più antiche del Piemonte, addirittura. È un piccolo gioiello che è assolutamente da scoprire e da vedere. Allora, perché una delle più antiche? Perché è saltato fuori attraverso le ricerche storiche che in un documento del 1282, quindi siamo in pieno Medioevo, c'è stato un contratto tra la certosa di Monte Benedetto e il signore feudale di Bruzzolo, che all'epoca era della famiglia dei Bertrandi, Ugone Bertrandi, in cui si spiega che sulla montagna di San Giorgio si preleveranno i legni per far bruciare, far funzionare una fucina a Bruzzolo. Quindi da lì facciamo partire la nascita della fucina, 1287, che sul serio è una delle più antiche. È una fucina che ha lavorato per i signori di Bruzzolo addirittura fino al 1797, quando poi passa in mano privata. E sì, siamo nell'epoca di Napoleone, quindi vedete che ha fatto un arco di storia lunghissima. Particolare di questa fucina sono sicuramente, le vedete nelle foto, ruote e magli. Allora, perché dovete sapere che Bruzzolo è un po' il comune dell'acqua. Abbiamo grandi bialere, abbiamo questo rio, il rio Pissaglio, altri rii, che hanno sempre fatto parte della cultura bruzzolese, tant'è che la stessa fucina è nella via che viene chiamata la via dei mulini, perché di lì passa a fianco del rio, c'è questa grande bialera che porta l'acqua e quindi la fucina funziona ad acqua. Bene, bene. Si vede nelle foto. Perché siamo riusciti con fondi comunali a ristrutturare la parte del funzionamento. Questa fucina ha i magli all'interno che vengono azionati dalla forza dell'acqua. Attraverso questo canale che si collega al rio, faceva arrivare l'acqua su questa grande ruota che è all'esterno, girando azionava una ruota interna che faceva funzionare i magli. I Bene. cani del paese ricordano persino il rumore, perché non tanto l'antica cucina, ma la cucina più piccola, che è di fianco, che è tuttora ancora di proprietà privata, ha funzionato fino a oltre la metà del 1900, e quindi questo rumore dei magli faceva parte della vita bruzzolese. Molto, molto particolare. Vero. Oltretutto, interessante da vedere, oltre al funzionamento di questi magli, era soprattutto interessante anche capire cosa lavoravano dentro questa fucina, perché se c'era già dovuto esserci un contratto, vuol dire che questa fucina era già abbastanza grandicella e poteva quindi fornire utensili oltre che per Bruzzolo anche per altri, visto che contrattavano sul legname, sul bosco. Tutto questo è venuto fuori perché il comune ha acquistato la fucina, la parte antica, questa che andiamo a presentare, perché versava in condizioni con un tetto già pericolante. Allora il comune ha deciso di acquistarla, rifare il tetto e poi, man mano che
fossero arrivati dei finanziamenti, ristrutturarla e metterla al nord del mondo. Adesso sono parecchi anni che lavoriamo alla fucina, tetto rifatto, l'ingresso rimesso a posto, e sono un paio d'anni che, grazie all'aiuto del dottor Giuglar, dell'architetto Ferrando, del dottor Caffi, stiamo recuperando quella che è la storia proprio degli utensili della fucina. Ed è venuto fuori che lavoravano soprattutto materiale da lavoro, quindi lavoro dei campi, lavoro della montagna, si trovano picche, si trovano i faccia erba, si trovano quindi più che altro utensili da lavoro. Ai bambini diciamo che probabilmente nell'epoca medievale facevano le spade. Ecco, beh, giusto. I cavalieri, le spade, si lavorava il ferro, perché certo. La fucina serve per quello. E i bambini sono sempre tanto contenti quando sentono queste storie. Certo. Tutti i utensili che abbiamo poi recuperato grazie appunto a questi architetti e dottori che hanno fatto proprio una collezione numerando tutti gli utensili trovati. Ce ne sono alcuni veramente antichi, perché poi se uno dovesse scavare la terra battuta, sotto sicuramente si troverà altro materiale. Ovvio. Ma Chiara, se ti chiedessi tre motivi per venire a trovarvi a scoprire non solo la cucina, ma magari Bruzzolo. Allora, motivi per venire a Bruzzolo. Allora, intanto la posizione geografica, siamo nella posizione dell'indritto, quindi posizione al sole, che d'inverno fa sì che molti dei pellegrini della via Francigena preferiscano passare per il nostro comune. Quindi una è la posizione geografica, d'inverno non si sta male a Bruzzolo, devo dire. Bene. Due, tutta la parte storica del paese. Noi adesso presentiamo l'antica fucina, ma in realtà il comune di Bruzzolo è un comune molto particolare, perché per esempio aveva tanti, tanti monasteri. È uno dei comuni con più monasteri. Non importanti come quelli della Novalesa, ma molto più piccoli, però presenti, tant'è che sono, adesso non si trovano più in piedi, si trovano ancora dei luoghi dove erano presenti, tant'è che la strada di fianco alla fucina si chiama strada delle monache, perché sopra c'era un monastero di monache. Quindi la storia a Bruzzolo è passata tanto, quindi da una parte abbiamo il lavoro, dall'altra abbiamo la religione. Poi sicuramente la nostra chiesa romanica, una delle più grandi della Val di Susa, con tre navate, il campanile storico, anche questo tutto ristrutturato. Il castello è visitabile solo da fuori, non è ancora, ahimè, pronto per le visite, di proprietà della sovrintendenza, che speriamo inizino i lavori di ristrutturazione al più presto. Però il castello è importante perché lì la grande storia è veramente passata, con i trattati di Bruzzolo del 1610, quando Carlo Emanuele I firmò un trattato con il re di Francia Enrico IV, poi non ha portato, non è andato avanti, però lì abbiamo ospitato i grandi della storia. Poi sicuramente tutta la parte anche solo di passeggiate e sentieri di montagna, ne abbiamo tantissimi, abbiamo una montagna che è ancora attiva e viva, abbiamo anche tutta la parte del mangiare, del bere bene, del stare insieme, tant'è che una delle ultime novità di Bruzzolo è la nascita del mulino Valsusa, guarda caso proprio sotto la cucina, cioè, certo, è vero. Via è proprio la via dei mulini, delle segherie e delle fucine. La via d'acqua. Sì, sì. No, come hai anticipato tu, è la strada di passaggio dei pellegrini sulla via Francigena, quindi ha lasciato sicuramente delle tracce di storia di diversi tipi, no? In base ai pellegrini, alle attività che si svolgeva,
quindi è molto interessante. E quindi allora ti chiederei di raccontarci dove poter rimanere in contatto, se ci sono, se possibilità di visitare la cucina e altri luoghi di Bruzzolo, sapere come contattarvi. Allora, per visitare la fucina, oltre alla giornata dedicata all'archeologia, a settembre, basta contattare il comune. Il comune poi organizzerà la visita guidata, calcolate che all'interno non è così grande, quindi i gruppi, devono essere un po' numerati, però, di possibilità di visita assolutamente sì. Comune che vi può portare appunto a visitare la fucina e non solo, perché si possono anche organizzare delle passeggiate nei luoghi più storici del paese. Basta telefonare e prendere l'appuntamento. Benissimo, poi hai anche anticipato che sulla pagina Facebook del Comune, quando ci sono manifestazioni, vengono comunque segnalate anche qua. Quindi Sì, esatto. è E questo. anche la pagina Facebook da seguire, vedete, c'è il cinema, abbiamo finito ieri col cinema all'aperto, recupero dei lavatoi, vedete le immagini, proprio perché Bruzzolo e l'acqua sono un sinonimo. Noi Bene, viaggiamo bene, bene. con l'acqua, seguiamo il ritmo dell'acqua. Bene, Chiara, io ti ringrazio, appunto, oltre a quello c'è come sempre le pagine di Valle Susa Tesori dove segnalati in funzione alla, in questo caso alla fucina, ma di tutti i siti archeologici e storici della valle potete trovare informazioni. Io ringrazio Chiara e a presto verremo a trovarti, magari in Assolutamente. occasione del 20 settembre della giornata dell'archeologia. Assolutamente vi aspettiamo. Questo è veramente un gioiellino della Val di Susa. Benissimo, grazie ancora, arrivederci. Grazie a te, ciao, ciao. Ciao.